dopo l'impresa della prima squadra dell'Arezzo, un'altra impresa attende questa volta l'Arezzo Under 17 di Beppe Forasassi, che grazie alle ultime vittorie delle ultime giornate di campionato è riuscita a centrare il quarto posto della fase iniziale nel girone C di questo campionato Under 17, e dunque la squadra amaranto ha conquistato l'accesso ai playoff in questo campionato Under 17 e se la dovrà vedere con il Pordenone, formazione che invece è arrivata prima nel girone A. Pronto ad andare su sì. La battuta col destro che diventa un tiro! Beneghetti sopra la traversa, secondo corner per l'Arezzo. Parabola insidiosa questa calciata da Sussi. Lovisa, questa volta la palla è molto profonda, scavalca l'area di rigore, raccoglie Chiorin che finisce giù e c'è il fallo di Calussi secondo l'arbitro. Anzi, vediamo un po', calcio di rigore. Vediamo un po', proteste dell'Arezzo. Eh sì, proteste dell'Arezzo e calcio di rigore per il Pordenone. Controllo di Chiorin, sembrava quantomeno al limite. Bertoli, ha già fischiato l'arbitro, Bertoli contro Basile, Bertoli! E il Pordenone passa in vantaggio su calcio di rigore. Querin che era finito giù al limite. Partito Zamomer, posizione regolare. Zamomer se ne va sul fondo, Zamomer in progressione, saltato tra alci, palla dentro. Verdelli, bravo a recuperare. C'è però De Min, raccoglie De Min, controllo al limite, riapre dentro per il colpo di testa di Chiorin e poi la conclusione in rete di Bertoli, che segna la sua doppietta. Sembrava una palla vagante che invece è diventata letale per l'Arezzo. Bertoli si è coordinato benissimo dopo il solito tocco di Chiorin e Bertoli porta a 2 i gol del Pordenone, prima dal dischetto e adesso con questo preciso diagonale. E dunque strada adesso ancora più complicata per l'Arezzo. Attenzione che copre vincente di Verdelli, attenzione al limite su, si trova per Verdelli, Verdelli in aria, Verdelli, Verdelli, Verdelli rimane in piedi, Zaccaro ha salvato Gigante. Subito l'attacco della formazione amaranto, attenzione alla prima traversione, c'è Zaccaro, secondo pallo, Zaccaro schiaccia, subito un'occasione dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa. La battuta, palla dentro, lo stacco, 3-0 Pordenone sulla battuta di Zamomer. E qui sorpresa la difesa dell'Arezzo, il gol di De Min che porta a 3 le reti del Pordenone. Battuta bene la punizione di Zamomer, ha schiacciato praticamente sganciandosi in solitaria e scavalcando il portiere Basile. De Min ancora tralci, avanza tralci. Attenzione lì che c'è Milanesi, buono il pallone per Artini, attenzione Artini, la mette bassa, filtra e davanti alla porta tralci e Milanesi non trovano il gol. Zaccaro, lunghissimo il pallone, toccato da Cotali, due volte Cotali, attenzione al contropiede, 2 contro 2, attenzione allo scatto, c'è in mezzo Bertoli, vediamo cosa fa Lovisa qui. Ma tutto da solo, tutto il campo per la conclusione. Che gol! Che gol! 4-0 del Pordenone, ha fatto tutto il campo prima di trovare questa gran conclusione. Zamomer che segna dunque il 4-0. 4-0 Zamomer. E qui contropiede perfetto, in solitario, erano 2 contro 2, ma poi alla fine era partito Zamomer. Ha fatto tutto il campo e poi ha trovato questa gran conclusione. Poco da dire, gran gol. E il Pordenone dilaga 4-0 al 24esimo. E l'arbitro fischia qui, ancora meno. Vince il Pordenone 4-0, doppietta di Bertoli, poi il gol di Corine Zamomer, anzi di De Min e Zamomer, che hanno dato il 4-0, vittoria larghissima. Comunque applausi alla squadra di Beppe Forasassi, che ha trovato una corazzata, ha cercato magari di incamerare la gara su altri binari, invece la gara ha preso il largo per il Pordenone. Insieme a mister Beppe Forasassi
difficile commentare un 0-4. Certo, la gara si è incanalata subito male. Per chi è difficile? Per te? Per me? Per te? Per me no, facilissimo. Chi c'è da commentare? Sì, si è incanalata su un rigore stupido, evitabilissimo, però probabilmente se una squadra poi dopo legittima con altri tre gol e altre svariate occasioni vuol dire che è più forte, quindi dispiace perché probabilmente se non siamo stati i più brutti della stagione poco ci manca, e dispiace che magari siamo stati i più brutti proprio in questa occasione qui, probabilmente ci sarà da parlare, ma insomma penso che qualcheduno sia sceso in campo anche con un'emozione particolare addosso e questo non ha contribuito a far sì che la partita fosse fatta come si doveva. Sapevamo che era una signora squadra, lo ha dimostrato sul campo, quindi penso che sia molto facile commentare. Perché poi quando l'Arezzo ha avuto quegli sprazzi di polizia nel secondo tempo, ha fatto vedere che ecco, rimanendo tranquillo, sì, no? Poteva qualcosina fare di più. Sì, sì, c'era la possibilità forse magari di riaprirla nell'ottica delle due partite, però se non siamo riusciti a fare nemmeno quello vuol dire che il risultato del campo va sempre accettato, e questo andremo a Pordenone per fare la nostra partita, per cercare di toglierci un'ulteriore soddisfazione, per giocarla come se fosse una partita tranquilla. E vedremo un po' che viene fuori. Speriamo che magari si giochi con un'attenzione, una convinzione, una determinazione forse un pochino maggiore. Immaginate preparate in modo diverso, cioè magari tenerla più sul filo, no? Poi magari colpire come avete fatto in campo. Avevo parlato con i ragazzi che magari sarebbe stato bello che la qualificazione fosse in ballo anche nella partita di ritorno. Così probabilmente dobbiamo essere realisti, insomma non sarà. Però questo non vuol dire che noi andremo a Pordenone per fare una gita, andremo a Pordenone per giocare. Chi vorrà giocare, impegnarsi alla morte, andrà in campo, chi non lo vorrà fare starà a casa.